Le guerre vanno fermate, lo ribadisce forte e chiaro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. La crescente e terribile situazione di instabilità caratterizzata da aggressioni sempre più sanguinarie in Ucraina come in Medio Oriente minacciano di coinvolgere tutta la comunità internazionale. Queste guerre vanno fermate affinché si ripristini il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. Le massime cariche dello Stato si sono recate questa mattina all'altare della patria a Roma per celebrare la nascita dello Stato italiano del 17 marzo 1861. In piazza erano presenti, oltre al capo dello Stato, il premier Giorgio Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. La giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera riassume i valori di indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia, pace, coniugati in oltre un secolo e mezzo di percorso impervio e difficile e mirabilmente riassunti nella Costituzione repubblicana. Generazioni generose furono protagoniste del nostro essere Italia, sino a quelle che senza esitazioni seppero scegliere la causa della liberazione nella Seconda Guerra Mondiale. Ed oggi Costituzione, Inno degli Italiani e Tricolore simboleggiano la Repubblica Italiana. Più vero sarà l'ideale della nostra unità, più ricco di opportunità sarà l'avvenire del popolo italiano. Viva l'Italia unita, forte e fiera, scrive sui social per l'occasione la Premier Giorgia Meloni, che oggi sarà al Cairo.